e benvenuti giocherini in questo nuovissimo video. Sono qui in compagnia, ovviamente già lo conoscete, del mio caro cavaliere Rodrigo. Di ciao a tutti. Ciao a tutti. Posso dire altro? Ciao, puoi dire quello che vuoi. Grandi. Ebbene ragazzi, quest'oggi vi porto un video un pochettino diverso che mi è venuto in mente scaricando appunto questa applicazione. Non sto facendo pubblicità, l'ho trovata per caso sul Play Store. Non ti pagano? No, figurati. L'ho trovata appunto per caso sul Play Store e si chiama Dark Stories. E praticamente è un gioco che si fa in gruppo. In questo caso, vabbè, siamo in due, però fa niente, ci arrangiamo. E come potete vedere, ragazzi, ci sono diverse storie. Queste qua che vedete sono storie. Ognuna è segnata da un bollino, cioè indicando la difficoltà della soluzione alla storia, perché praticamente in che cosa consiste? Uno di noi, ognuno, quindi uno alla volta, leggeremo una storia all'altro, senza ovviamente fargli vedere la soluzione, perché il narratore leggerà la soluzione alla storia e l'altro dovrà porre delle domande per cercare di arrivare alla soluzione di questa storia. Il narratore potrà soltanto rispondere con un sì, con un no o un non è rilevante, per cui direi di non perdere più tempo e vedere se riusciamo a risolvere almeno due storie quest'oggi, una io e una te, e incominceremo con quelle più facili, cioè proprio quelle per i poppanti, capite? Per quelli insomma da elementari. Ti leggerò adesso la storia che si chiama Un bicchiere d'acqua. Come potete vedere c'è il bollino verde, quindi è facile. A prova di imbecille. Esatto. Ti leggerò questo che c'è scritto, poi vedrò la soluzione e tu comincerai a farmi domande. Ma non è che poi mi fai gli zoom mentre penso? No, no, assolutamente no, stai tranquillo. Un uomo entra in un bar e chiede un bicchiere d'acqua. Il cameriere tira fuori una pistola da sotto il bancone del bar e la punta in direzione dell'uomo. L'uomo ringrazia il cameriere e se ne va. Io adesso leggerò ovviamente la soluzione. Ah, vedi, quando poi sai la soluzione ti pare abbastanza logico. Ma fa meglio pure a me. Ah, ma anche no. Dura. Vediamo se riusciamo a trovare questa soluzione. Cioè, io devo capire perché. Esatto, devi farmi domande per capire perché è successo tutto questo, quindi trovare la soluzione a questa storia che sembra un po' strana, effettivamente. Ma io ci posso arrivare? Fammi domande. Era una pistola a salve. Non è rilevante. Prova a pensare un attimo, questo qua è entrato nel bar chiedendo un bicchiere d'acqua, no? Ha puntato una pistola. Magari è entrato in questo bar a chiedere un bicchiere d'acqua per un motivo. Forse ha sbagliato, non era un bar. È entrato in un negozio d'arte? No. È entrato in questo bar a chiedere un bicchiere d'acqua per un motivo, magari. Perché aveva sete? No, per un motivo sempre è entrato a chiedere questo bicchiere d'acqua. Quindi magari quest'uomo era in una condizione tale da entrare in un bar a chiedere un bicchiere d'acqua. Il cameriere si è reso conto di questa condizione, invece di dare il bicchiere d'acqua gli ha puntato la pistola e il tipo l'ha ringraziato e se n'è andato. Evidentemente gli ha risolto sta condizione. Se ti fa la pistola a te, se uno ti punta la pistola contro, come ti senti? Scappo. Come ti senti? Spaventato. E quindi? Aveva il singhiozzo. Ah! Allora, l'uomo era entrato nel bar a chiedere un bicchiere d'acqua per liberarsi da un fastidioso singhiozzo. Il cameriere, che l'aveva notato, aveva tirato fuori la pistola e gliel'aveva puntata contro per spaventarlo e dunque curare il singhiozzo. L'uomo adesso senza più singhiozzo l'ha ringraziato e se n'è andato. Ah, ci sono arrivato! Sì, però che cazzo, meno male che era facile. Perfetto, questo l'abbiamo risolto. Adesso sceglieremo la prossima facile, che è salto dal sesto piano. Ma non era facile. Pure tu allora mi dovrei dare indizi, perché sicuramente pure io sarò nel pallone più totale. No, perché ora adesso... No, viene un pacco sto video, perché tutto il tempo sono così. Ok, adesso tocca a me. Quindi ti tocca leggere, vero? Sì, questa è la prossima facile, che si chiama Salto dal sesto piano. Una donna salta dal davanzale di una finestra al sesto piano. Nonostante ciò, non riporta alcuna ferita. Finisce così? Finisce così. Ok. Aspetta, fai leggere la soluzione. Salta al sesto piano ma non si fa male. Ma prima di tutto spiega perché salta al sesto piano. C'è un motivo per cui salta questo davanzale? Sì, c'è un motivo. Stava andando a fuoco la casa? No. Aveva voglia di buttarsi? Sì. Di suicidarsi? Sì. Ah, si voleva suicidare quindi la tipa, però non si fa niente. Perché non si fa niente? È caduta su un tendone? No. In una piscina? No. Non c'entra cadere su qualcosa? No.
Stava sognando. No, pensa, questo io da solo ci sarei arrivato subito. Ah sì? Eh sì. Vedi, sono talmente deficiente da non arrivarci. Perché qua dice, una donna salta dal davanzale di una finestra. Nonostante ciò non riporta alcuna ferita. Questo video lo devo intitolare come sembrare idioti. Non capisco dove è il nesso che non va. Glielo dico. No, è che non capisco dove è il nesso. E che ne so, tu vuoi provare un brivido saltando da qualche parte? Si vuole impiccare? No, non riporta alcuna ferita. Perché magari è arrivata a terra. No, non si voleva impiccare, amore. È rimasta agganciata a qualcosa. No, non è scesa manco di 2 metri. E si è risaltata dentro casa. Oh, picchia! Ma dice si butta giù, salta giù. Hai pensato alla fine, si voleva suicidare, ha guardato giù, si è cagata addosso ed è rientrata in casa. Prima ti stavo guardando il suggerimento, gira la tipa di 180 gradi. No, così già. La donna aveva intenzione di suicidarsi, ma cambia idea all'ultimo minuto e salta sì dal davanzale, ma verso l'interno, per entrare in appartamento. Sì, ma ste storie tra cubetto così no, eh. Va bene ragazzi, allora invece di farne due, oggi facciamo una storia extra che cercherà di risolvere Rodrigo. Ovviamente la prossima facile si chiama Sperduto. Guardate il mio entusiasmo. Marco va a fare una gita e porta con sé la sua bussola. Dopo una lunga camminata decide di fermarsi per mangiare un panino. Poco dopo però si rende conto di non essere capace di tornare indietro. Adesso io leggerò la soluzione. Che non ha senso. Vabbè, questa, ma no, questa è facile. Non è così facile comunque, vabbè. Vabbè, lui va a fare una gita da solo con una bussola. Sì, e sì. Va a mangiare un panino. Esatto, si ferma ad un certo punto a mangiare sto belletto panino. Però poi si rende conto di non essere più capace di tornare indietro. Però com'è possibile, visto che c'ha la bussola? Che il panino aveva ferro. Non c'entra il panino, no. Già te lo dico, lascia perdere il panino. Ragiona un attimo, questo qua c'ha la bussola. Di solito la bussola serve per ritrovarsi. Sì, no? Che indica il nord. E allora com'è possibile? Che lui abitava a sud. No. La bussola non funziona più. No, sarebbe troppo facile. Il bambino mangia così tanto. Che c'entra il bambino? Chi è il bambino? Non è un bambino. No, Marco si chiama. Vabbè, Marco. Marco non è un bambino, ecco. Allora, un idiota. Sarà pure un idiota, ma non è questa la soluzione. Il panino non c'entra. Non c'è. Se la bussola funziona, allora ci deve essere... Ah, aspetta, che non è che lui non sapeva usare la bussola? No, sì. Se no che se la porta a fa, se non lo so. È per fare il figo, va a fare un giro. Chi lo fa il figo se è da solo come un cane col suo panino? Dice, ma avventura, tanto c'è la bussola, poi fa... Ah, non la sapevo. No, no. Una volta persa. Sarebbe troppo facile. Da qualche parte, probabilmente... Beh, certo, c'è qualcosa che la... La bussola non è tanto... La spancula. Utile. Sì, ecco. Se c'è il... Quindi la cosa rilevante in questo caso è il... Metallo. No. Ferro. Com'è il materiale? Il posto. Il posto. Ecco. Vabbè, l'importante è il posto, giusto? Sì. Quindi dove si trova questo maledetto Marco? Giusto, col suo panino, la sua bussola? A nord. Ok. Nord dove? In Alaska. Come si chiama quel posto? Non l'Alaska, ma... In alto. Quando dice... Il polo. Ok, il polo... Nord. Ok, questo vuol dire che questo Benetto Marcos trova il polo nord, giusto? Ma quindi non c'è più nord. Ok, e quindi? Non sa tornare a casa. Oh, essendo al polo nord... La bussola indica sempre... Non può indicare nulla. Indica sempre... Il nord. E quindi non gli serve, no? È perché lui abitava a sud. C'entra. E che cazzo c'entra? Che c'è che la bussola indica nord? Te la leggo? Dai, ma la soluzione è quella? Sì, più o meno. Perché si trova il polo nord? Esatto, vabbè, praticamente dice: Marco è uno scienziato che lavora nei pressi del polo nord. Quando è uscito per fare una camminata è andato in direzione nord e si è fermato a mangiare il panino precisamente al polo nord. Quando prova a tornare indietro si rende conto che la bussola è ormai inutile dato che ogni direzione indica il sud. Non era così facile, ragazzi, è così logico. Proprio per niente. Cioè, mizzica, se dai, queste, ti leggo l'ultima, se queste sono quelle facili, siamo a posto. La prossima facile è questo: splash, splash, splash. Ok, facciamo l'ultima, ragazzi, per oggi. Così, se il video poi dovesse acchiapparvi e piacervi, ce lo fate sapere con i like, con i commenti. E noi faremo altri episodi con quelle più difficili. Anzi, finiremo prima quelle più facili e poi ancora più in là quelle difficili. Intanto potreste mettere voi qua sotto nei commenti le vostre possibili soluzioni, perché magari anche loro pensano a qualcosa.
me. Giovanni è sulla sua barca quando il suo orologio cade in mare. Ok. Nonostante sia un ottimo sommozzatore, non è in grado di recuperarlo. Finisce così, cioè bisogna capire perché non è in grado di recuperarlo, giusto? È lunga, è assurda la soluzione? Non ci arrivo? Forse sì, ma... Vabbè, allora, bisogna capire, è in mare? Sì. È in mare? E che cambia? Perché ci sono tanti tipi di mare. Vabbè, magari se tipo il mare, cioè vabbè, l'orologio va a fondo. Sì. Quindi vabbè, se non c'ha bombole né niente, come fa a recuperarlo? Lui è un ottimo sommozzatore. Vabbè, ma intanto magari che si butta, l'orologio è andato a finire talmente a fondo che muore prima di recuperarlo, no? No. Però tu devi sempre specificare dov'è. In mare. Ok, però in che mare? Questa è la cosa fondamentale. C'entra in che mare? Qua la soluzione dice perché è lì. Nel mar morto. Oh, brava! Nel mar morto. È per quello. Cos'è il mar morto? E questo è talmente salato che non c'è vita. Esatto. E quindi? E qua dice quello. E questa è la soluzione? Giovanni sta navigando sul mar morto. A causa dell'alta concentrazione di sale non può immergersi abbastanza a fondo da recuperare l'orologio. Vabbè, non c'ha senso, però l'ho risolta davvero. Yuhu! Aspetta, ma chi ti ha suggerito sta applicazione? Nessuno, l'ho trovata io. Mi sembra un'idea carina. Benissimo ragazzi, allora se questo tipo di video vi è piaciuto, ovviamente vi ripetiamo, vi invitiamo a lasciare le vostre possibili soluzioni, quello che è, a lasciare dei bei pollici in su e a dirci in commento se magari volete che facciamo altri episodi su questa applicazione, perché magari insomma vi piace. Quindi io ringrazio tantissimo il mio gentleman Rodrigo che ha partecipato e che è stato un piacere, mi ha permesso di fare un video un pochettino diverso una volta tanto. Quindi questo video termina qui, grazie a tutti ragazzi, noi vi mandiamo un bacione, un saluto gigante, un abbraccio, ciao. 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 Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.